Via Verdi, a pochi metri dal corso Vittorio Emanuele, frequentata attraverso dell'ex Salotto Buono di Avellino, sede di enti ed edifici storici e istituzionali come l'ex calcere borbonico e il palazzo che ospita gli uffici del Catastro, di fronte alla chiesa del Rosario, da tempo ridotta quasi peggio delle zone periferiche della città. Le aiuole, come potete vedere da queste immagini, complice l'incuria, sono diventate delle fitte boscaglie, dove si annidano topi e serpenti, avvertono i residenti, che hanno ripetutamente segnalato la situazione di degrado al comune. Il degrado richiama l'inciviltà dei passanti, che in alcuni punti hanno ridotto le aiuole al ricettacolo di rifiuti. Pensare che solo pochi mesi fa era stata tagliata una pianta ritenuta malata all'ingresso della sala blu dell'ex carcere borbonico. Un intervento ritenuto necessario per il platano, avevano ribadito i tecnici di Palazzo dei Città. Cura e tempestività che però latitano quando si tratta di tenere pulito il verde della strada. Tra l'altro a pesare nella zona anche l'abbandono in cui giace il cortile sottostante, l'ex carcere borbonico, con le panchine sepolte dall'erbaccia, l'ascensore che doveva essere utilizzato per visite guidate da sempre fuori Chiuso, quello che doveva essere un corridoio di benessere e cultura, è diventato una delle tante opere incompiute di Avellino.